Ciao e benvenuti agli Awards 2017 di recensioni minute, ovvero sia i 20 titoli che mi sono piaciuti di più e che ho giocato nell'anno scorso. L'unico vincolo che c'è per entrare in questa classifica è che io abbia giocato quel titolo esattamente per la prima volta nella mia vita durante l'anno scorso, quindi se mi avete seguito nei vari vlog saprete quali giochi, anche se sono stati editi negli anni precedenti, ho giocato per la prima volta nell'anno scorso e quali magari sono stati editi appunto 2017 ma ancora non sono riuscito a provare. Come sempre faccio il veloce disclaimer dicendo che nella mia classifica non necessariamente il gioco più in alto è meglio in assoluto rispetto al gioco più in basso. Io valuto sempre il gioco in relazione a quanto c'entra il target a cui si prefigge. Ovvero sia, se ho una serata per giocatori occasionali, quel gioco light riesce a soddisfarli e viceversa, in quella serata, se io prendessi un gioco di piazzamento lavoratori strategico da 3 ore, sicuramente quel gioco non fa il suo lavoro. Sto dicendo quindi che quel gioco è peggio della l'altro? No, quel gioco è peggio in quella serata, in una serata opposta in cui ci sono tutti al gamer, sicuramente l'altro farà la sua porca figura. Insomma, dovete decidere chi avete a cena a casa vostra, se preparargli magari dei gustosi manicaretti tutti belli impiattati, oppure una semplice teglia di lasagne proprio tirata fuori dal forno e appoggiata lì e ognuno se ne tira giù con la propria forchetta. Apriamo quindi con la menzione speciale come sempre e quest'anno va a Ginnastica Fantastica, gioco che durante il gioco Aosta dell'anno scorso abbiamo più volte citato, era diventato il nostro hype, siamo riusciti a metterlo in tavola, è stato giocato durante la notte, durante la mattinata dopo è stato rigiocato, insomma abbiamo fatto 6.000 partite a un gioco che in realtà sembra banale, sembra che devi solo schiacciare e far girare questo acrobata, ma in realtà quando vi mettete sotto scoprite che anche solo farlo basculare non è assolutamente semplice, dovete prendere bene il giro e quando e se imparerete a farlo girare sull'asta, imparare a sganciarlo in maniera che lui faccia il salto e atterri, beh, richiederà ulteriori esercizi. Quindi vabbè, menzione speciale perché appunto è un gioco che dura un minuto, forse meno, ciascuna partita, però ci ha divertito, è diventato il gioco migliore di tutta Gioco Aosta, almeno per quella giornata, per quanto abbiamo fatto gli stupidi, e quindi menzione speciale. Top 3 della categoria speciale Escape Room, perché l'anno scorso ne ho veramente giocate tantissime, forse 10 tipologie diverse addirittura, quindi ho deciso di fare una piccola top 3 anche di queste, e diciamo che in terza posizione si assesta Unlock, precisamente con l'avventura L'isola del Dottor Gurs. Mi è piaciuto molto il fatto che c'erano i due team che non potevano comunicare all'inizio, o meglio, potevano comunicare ma non scambiarsi ulteriori informazioni, quindi bisognava lavorare separati ma insieme, ben studiato il tutto. Al secondo posto ho la serie di Exit the Game, che ha scalato velocissimamente la mia graduatoria per questo effetto legacy di rovinare le carte, bisogna proprio tagliarle, piegarle, anche il librettino bisogna massacrarlo, insomma, non che mi piaccia rovinare i giochi, ma dà quel brivido in più, e precisamente il titolo che l'ha portato in seconda posizione è The Forbidden Castle, perché in questa avventura specifica addirittura dovete scegliere, c'è un bivio a un certo punto nella vostra avventura, e a seconda del bivio che avete scelto dovrete rovinare la pagina in un modo e quindi sarà impossibile rovinarla in un altro modo per risolvere gli enigmi. Questa cosa rende ancora più accattivante la scelta e quindi l'ha portato in seconda posizione. Prima posizione invece per Deathscape, che mi ha decisamente convinto, ma proprio con l'avventura base, forse l'avventura il destino di Londra, scusate, l'ho trovata un pelo troppo più difficile, quindi meno intuitiva, come scorrevole come il base, quindi Deathscape base comunque ha guadagnato la prima posizione. E partiamo quindi dalla posizione numero 20, in cui c'è Tao Long, la via del dragone. Questo astratto, gestito da una piccola meccanica di mancala, che farà muovere i due draghi che dovranno scannarsi sul piano di gioco, mi ha decisamente colpito. Ha tanta profondità, c'è la possibilità di interazione con l'avversario non solo dal punto di vista dei draghi, che è lo scopo della missione, ma anche proprio sulla scelta di quale azione fare, magari un po' subottimale per forzare la giocata all'altro. Insomma, ha tante implicazioni logiche, c'è la possibilità di nuovi scenari e quindi nonostante l'abbia giocato poco mi ha lasciato davvero una gran voglia di riapprofondirlo e quindi ha scalato comunque tutte le varie posizioni, le varie selezioni e si è assestato alla 20ª posizione, bravo! Posizione numero 19 per Clank, forse anche in questo caso perché l'ho giocato meno di quanto avrei voluto. Deck building di esplorazione di una caverna, andate giù con i vostri amici, quindi ognuno ha il suo mazzettino, e per andare ad arraffare degli artefatti, dei tesori per fare punti, ma fate attenzione perché dovete anche uscire da questa caverna, perché un drago si sta lentamente ma progressivamente svegliando. La cosa che mi è piaciuta molto, che mi ha colpito molto di questo gioco, è il fatto che quando uno dei vari esploratori esce dalla grotta, di fatto può forzare lo svegliarsi di questo drago, e quindi
mette molta più pressione agli altri, che dovranno decidere se arraffare ancora una cosettina o cominciare a correre verso l'alto. Insomma, c'è una bella tensione fra i giocatori ed è un gioco che solitamente si vede con le miniature, diciamo, il concetto di gioco è da miniature, fatto con il deck building, niente, mi ha colpito davvero tanto. Posizione numero 18 per Expedition, passaggio a nord-ovest. Come vi dicevo, mi ha colpito tantissimo l'ambientazione del gioco, ovvero sia andare ad attraversare la mappa e tornare indietro con il ghiaccio che va a scendere e poi risalire a seconda di come si muove il sole, proprio per simulare questo passaggio nei ghiacci. La cosa interessante quindi di questo ghiaccio che si muove è che dovete utilizzare una nave e una slitta. Ovviamente dove c'è ghiaccio la nave si incaglia, dove c'è mare la slitta non può andare, quindi dovete separare il vostro gruppo, cercare di guidarlo al meglio. Ci sono tantissime strade, la meccanica di gioco è semplicissima, una specie di piazzamento tessere, e quindi con una meccanica così facile, un gioco comunque anche già abbastanza datato, l'ho trovato comunque fresco e molto interessante e molto rigiocabile, quindi si è guadagnato la posizione alla top 20. Posizione numero 17 per 13 Minutes, questo gioco per due giocatori che con 13 cubetti per giocatore, 13 carte, ok la durata non è proprio 13 minuti ma quasi ci siamo, simula molto bene questo scenario di guerra fredda. Nato come print and play, quindi aveva un valore aggiunto per me, gioco con una tematica che per me è sempre difficile, me l'ha fatto davvero mettere sul tavolo. Il fatto che ogni carta possa essere usata per guadagnare maggioranze o perdere volontariamente maggioranze, perché alla fine sì, fate punti per tutto quello che avete conquistato, ma rischiate che se avete simboli uguali perdete la partita perché avete innescato una guerra nucleare, rende il gioco molto interessante, proprio questo scenario di guerra fredda in cui dovete fare influenza più che davvero conquistare, fare in modo di vincere ma non proprio schiacciare l'avversario, quindi un bel equilibrio, una grande rigiocabilità nonostante siano 13 carte, mi ha fatto giocare un gioco con un tema che notoriamente non mi aggrada e quindi bravo. Chiude questa cinquina, posizione numero 16, Tigri e Eufrate. Gioco di Knizia, del quale avevo sempre sentito parlare ma non ero mai riuscito a metterlo in tavola, e davvero ragazzi che bel gioco. Un piazzamento molto semplice, ci sono pochissimi vincoli, ma a seconda di quello che piazzate in un turno potreste avere ripercussioni per tutto il resto della partita. Dovete cercare di strappare in qualche modo una maggioranza, un controllo del territorio, una adiacenza. Insomma, ogni piccolo passo può avere ripercussioni molto più alte. C'è una fortissima interazione fra i giocatori, c'è la possibilità anche di guerreggiare ma in una maniera sempre controllata, quindi diciamo solamente con la gestione di alcune tesserine dietro uno schermo ha creato una specie di gioco di civilizzazione, se mi passate il termine. Mi ha vinto, siamo riusciti a giocarlo anche con i suoceri, con la moglie, e tutti sono entrati nel meccanismo subito, quindi molto semplice da apprendere, ma tutti abbiamo notato che c'era molto di più alle spalle e quindi questo gioco meritava di essere in posizione 16. In posizione 15 troviamo Memoir, un gioco che fa capire quanto a volte un'intuizione davvero crei un gioco completamente nuovo nonostante fosse stato sotto agli occhi di tutti da sempre. È una rivisitazione banale del Memory, se volete, semplicemente non dovete trovare solo la coppia ma voi girate una tessera, l'avversario dovrà girare un'altra tessera che ha almeno una delle due caratteristiche mostrate in comune, quello dopo così via, quando qualcuno sbaglia vengono rigirate a faccia in giù e si ricomincia, quindi man mano dovrete avere memoria di quello che è successo. A seconda della catena nuova che si andrà a formare potreste utilizzare i buchi di quello che si è dimenticato prima, quindi cercare di forzargli la stessa giocata. Si crea una grossa battaglia al tavolo, c'è cacciara nonostante bisogna essere molto concentrati, c'è la possibilità di giocare due partite di seguito e bruciarsi ulteriormente il cervello perché nella partita dopo rischiate di sovrapporre come avete disposto le tessere prima per la partita successiva, quindi potreste sbagliare di più. Vi dico, era sotto gli occhi di tutti, meccanica del Memory banale è stata scovata e ha fatto un ottimo lavoro l'autore, quindi questo gioco l'ho messo in tavola un sacco di volte, mi è piaciuto proprio. Posizione numero 14 per Colberon, il gioco di carte. Questo gioco innanzitutto lo trovo superiore al board game, anche se ovviamente lo trovo anche più complesso rispetto al board game, meno fruibile forse dalle masse. È un gioco che ha tantissimi vincoli, non tanto dati da sottoregolette, ma proprio dal punto di vista di come valutare ciascuna vostra presa, ciascuna vostra giocata. Ogni carta deve essere messa sulla riga giusta, essere incastrata col carrellino giusto, far partire i treni. Diciamo, vorrete sempre ottimizzare per fare più cose in un turno e guadagnare così delle mosse, ma allo stesso tempo non riuscirete a farlo, gli altri giocatori vi daranno fastidio nel rubarvi le cose, c'è quel pizzico di fortuna ma che in realtà potete mediare in mille altri modi, ci sono tante strade per fare punti.
La partita dura comunque un'ora, anche se si va un pelo in paralisi non si supera solitamente l'ora. C'è una bella gestione della mano di lavoratori che non è banale, perché non sono solo cubetti ma sono carte con valori differenti. Insomma, ci ha dato tante soddisfazioni in queste partite. Posizione numero 13 invece per Yinsh, un astratto del progetto GIF che mi ha davvero coinvolto in un sacco di partite. Questi giochi sono caratterizzati da regole semplicissime di piazzamento, ma in questo caso c'è la cosa molto intrigante che voi più piazzate, giocate forti, diciamo, più vi avvicinate alla vittoria, più di fatto avrete difficoltà a raggiungere la vittoria, perché avrete meno possibilità di muovervi sulla mappa, perché quando riuscite a piazzare i vostri dischetti del colore andrete a muovere uno dei vostri dischi tondi, che è il modo per muoversi sulla plancia di gioco, e quindi avrete meno tondi rispetto all'altro. Quindi se andate a forzare velocemente la chiusura rischiate che l'avversario vi vada a chiudere, quindi non riusciate più a fare nulla. Se aspettate troppo l'avversario potrebbe preparare più righe in chiusura successive e quindi anche in questo caso chiudere la partita prima che voi possiate reagire. Ci sono tante cose da tenere presente. Non è possibile in qualche modo andare in paralisi, perché o andate per ore in paralisi o dovete comunque avere l'intuizione, avere un piano e cercare di portarlo a termine senza che l'altro se ne accorga. C'è tanto dietro a una semplice plancia che magari a prima vista non vi dice niente, però i materiali che mettete su questa plancia sono molto intriganti. Come vi dicevo, la giocabilità è quello che lo rende avvincente. Posizione numero 12 per Halloween, questo gioco che a primo impatto, per via delle miniature, dei fantasmi, tutta questa ambientazione scura sulla plancia eccetera, vi fa pensare a un gioco di ambientazione americana, diciamo un qualcosa di survival horror, quando invece è un gioco molto tedesco, molto retto da dinamiche di maggioranze e utilizzo di un pool comune di risorse. Ci sono tante cose da tenere presente. Il fatto che ci siano delle carte che vengono estratte a caso prima di ogni partita rendono le partite molto diverse fra di loro, e quindi anche le varie strategie che si possono adottare diventano più interessanti o meno interessanti all'interno della stessa partita, o addirittura un giocatore che sceglie una carta può adottare una strada, un giocatore che sceglie un'altra carta un'altra strada. Insomma, c'è tanto da fare, bisogna tenersi d'occhio. In due giocatori è un tagliarsi le gambe di continuo, è possibile proprio tagliar fuori l'avversario dalla partita e quindi chiudere in gran bellezza la partita, o gran tristezza per chi l'ha subito. Quindi questo Halloween sicuramente ha un qualcosa in più. È un gioco che è passato un po' in sordina questa Essen, che forse meritava qualcosa in più. Posizione numero 11 per Valley of the Kings, un deck building un po' particolare perché le carte vengono prese da una piramide composta al centro solo dalla parte bassa. Voi prendete la carta e tutte le altre crollano verso il basso aggiungendole verso l'alto e secondo un certo schema, e voi quindi componete il vostro mazzo. La cosa intrigante di questo gioco è che tutte le carte hanno degli effetti molto belli, molto fighi, quindi vorrete sempre utilizzarli, ma l'unico modo per fare i punti è bruciare queste carte. Tra l'altro, più la carta vale punti più ha un effetto forte, quindi vorrete tenerlo nel vostro mazzo il più possibile. Solo che la partita via via diventa sempre più veloce, avrete sempre meno chance di bruciare questa carta per trasformarla in punti vittoria, quindi c'è una super tensione fra voi e il gioco stesso e il vostro mazzo, e una tensione anche fra i giocatori, perché bisogna vedere anche quanto vorranno comprare per velocizzare le partite, quanto poco vorranno comprare appunto per massimizzare le possibilità di combinazioni nel proprio mazzo. Ci sono tante strade, tante carte che valgono di più in alcune partite, di meno in altre, perché magari se escono presto vi danno tante possibilità di acquisto, uscite tardi non vi interessano più. C'è, diciamo, poco di nuovo in questo gioco, ma quel poco che c'è lo rende molto avvincente. Forse la grafica poteva essere studiata un po' meglio, ecco perché non è rientrato tipicamente nella top 10, però vi dico che il resto del gioco ci ha decisamente convinto, e poi si sa che a noi il deck building piace. E arriviamo alla top 10, quindi posizione numero 10 per King Domino, gioco che ha dominato tutte le classifiche di tutti i vari premi che ci sono stati durante l'anno. Anche per me, diciamo che è un gioco valevole sicuramente di top 10, sicuramente lo potete mettere in tavola sia con giocatori alle prime armi che con esperti, in tutti i modi riuscite a farlo giocare piacevole. Rimane in decima posizione dal mio punto di vista solamente perché il piazzamento tessere non è proprio una cosa tra le mie preferite, più che altro perché lo trovo che in tre giocatori scali un po' in maniera particolare, nel senso che non essendoci tutte le tessere rischiate in alcune partite di prendere delle tipologie di terreno che poi non vanno a fare punti. Quindi un gioco che secondo me c'entra benissimo quello che vuole fare, quindi meritava la top 10, non merita una posizione più alta solo per questa piccola pecca che dal mio punto di vista non me lo rende mettibile in borsa per tutte le serate a cui vado a giocare.
Posizione numero 9 per 7 rosso, questo gioco che ho scoperto in tanti hanno iniziato ad apprezzare, forse alla prima partita rimane strano per tutti, ma quando iniziate a entrare nel meccanismo di cambiare la regola per vincere, oppure giocare una carta per sottostare alla regola e vincere secondo questa nuova carta, entrate tutto in un nuovo mondo. È un gioco molto cervellotico, di semplici carte numerate con una sola scala di presa di valori. Dovete prepararvi il vostro set, non potete rimanere troppo indietro perché altrimenti il solo cambiare la regola non è più sufficiente. Se mettete troppe carte in tavola, ne avete poche in mano e quindi appena cambiano la regola rimanete fuori. C'è un pizzico di fortuna, in alcuni casi potreste avere una manche sfortunata in cui siete fuori molto presto, ma vi dico che nell'economia delle cose chi gioca meglio ha un miglior risultato in questo sette rosso. È un gioco semplicissimo che avevo adocchiato, mi aveva colpito dalla presentazione che ne avevano fatto, quando sono riuscito a giocarlo sicuramente ho detto questo gioco è già in top 10. Posizione 8 per Dragon Castle, una variante davvero ben riuscita a mio modo di vedere del Mahjong. Già con la versione base, quindi senza nessuna carta abilità, la partita è avvincente fra i giocatori, è semplice da mettere in tavola perché tutti hanno già idea di averci giocato, tutti sanno, ah sì, lo giocavo sul computer, quindi non c'è quel primo ostacolo che tante volte blocca i nuovi giocatori, quindi lo mettete in tavola tranquillamente. Se poi c'è qualcuno di esperto giocatore al tavolo, iniziate ad aggiungere carte abilità che cambiano radicalmente il valore delle prese che fate, di come piazzate le tessere sulla vostra plancettina, di come le andrete a spostare, qual è l'economia dei turni. Ci sono delle disposizioni addirittura iniziali che premiano molto di più raccogliere tante tessere, altre invece che premiano il scavare per far finire la partita il più velocemente possibile. Insomma, tantissime possibilità con semplicemente delle carte che variano questa cosa. Un po' lungo il setup, però vi dico, se vi fate aiutare in un attimo anche il gioco di mettere a posto il piano secondo lo schema che avete scelto, fa parte del gioco all'interno del gioco. Buono Dragon Castle. Posizione numero 7 per Una Storia di Pirati. Questo gioco ha missioni successive che vanno a comporre addirittura con materiali nuovi la nave dei pirati, collaborativo a clessidre, quindi tempo reale, bisogna prendere decisioni e coordinarsi al meglio. C'è l'app che scandisce il tempo e aggiunge anche dei piccoli imprevisti, quindi rende la missione sempre leggermente diversa una dall'altra, nonostante già le carte intorno al galeone facciano il loro lavoro. La cosa molto intrigante è appunto questo effetto wow nell'aprire le bustine la prima volta e scoprire le nuove missioni. Tra l'altro effetto wow che riuscite a generare anche nei giocatori che non hanno mai visto le missioni successive, perché davvero aggiungete nuove tipologie di carte e questo lo rende con una crescita, diciamo, voi riuscite a far percepire al giocatore che sta diventando più bravo, perché mentre nello stesso tempo prima doveva solo scappare, ora deve scappare e sparare, poi scappare, sparare e rubare tesori, ma allo stesso tempo gli fate notare che ci sono nuove cose, gli fate vivere la vera storia dei pirati. Quindi un gioco con una buona ambientazione, un buon gameplay e sicuramente un buon esperimento riuscito per queste nuove meccaniche di piazzamento clessidre. Posizione numero 6 per Photosynthesis, questo astratto in cui ci sono le piante piazzate sul piano di gioco che vanno a prendere il sole e contemporaneamente proiettano ombre alle loro spalle per evitare che le piante dietro prendano il sole, anche le vostre tra l'altro, non solo quelle degli avversari. È un gioco molto intenso, fra i giocatori c'è una grossa componente di interazione anche diretta distruttiva in alcuni casi, perché potrete decidere di mettere piante apposta per dar fastidio agli altri. Cambia molto la modalità di gioco tra 2, 3 e 4 giocatori, proprio lo spazio che c'è, la possibilità di fare punti. È un gioco che imparate in un attimo, lo sottovaluterete la prima partita e probabilmente vi lascerà un po' lì perché dite ah, bisogna sempre far crescere la pianta, ammazzarla eccetera, ma in realtà vi dico che si fanno molti più punti. In una prima partita solitamente vi assestate sui 50, ma poi superate tranquillamente gli 80 punti anche se siete in più giocatori. Vi dico, a me ha colpito molto, ho giocato tante partite, l'ho voluto dimostrare tante volte ed è un gioco che mi ha sempre dato molta soddisfazione. Posizione numero 5 per Wendake, gioco che avevo visto agli albori a un'idea G, mi aveva colpito tantissimo, ci hanno lavorato, l'hanno snellito, l'hanno ristrutturato eccetera, hanno tenuto il core del gioco così ed è venuto davvero fuori un bel lavoro. Le cose fighe di Wendake sono due che colpiscono subito e che secondo me danno il valore aggiunto a questo gioco. La prima è che avete solamente 9 più una, sono sul retro delle tessere l'azione rituale, 10 azioni all'interno del gioco, uguali per tutti i giocatori, ma a seconda di come scala questa vostra
plancia 3x3 e come rimescolate le tessere cambia moltissimo l'approccio che potrete dare alla partita. Anche gli upgrade danno sempre le medesime azioni, ma combinate in maniera diversa davvero danno una spinta diversa a ciascuna tribù. Diciamo, non è tanto la simmetria della tribù che scegliete inizio partita che serve, ma fino a un certo punto è proprio come gestite questa plancettina. E la seconda cosa figa è la doppia coppia di tracce che avrete sotto al piano di gioco, abbinate in maniera casuale ad ogni partita. Perché per ciascuna coppia di tracce solamente la traccia più indietro vi darà i punti vittoria a fine partita. Quindi se su una delle tracce avete fatto 30 punti ma sull'altra solo 2, beh, quella coppia vi dà solo 2 punti. Stessa cosa per quella sotto. Quindi è un gioco che vi porta a specializzarvi il più possibile su una cosa, cercare di fare il meglio in modo che siate sempre più efficienti nell'azione, quell'azione vi darà sempre più punti sulla vostra traccia, ma dovete fare attenzione a fare comunque passi anche sulla traccia abbinata, perché davvero è un attimo spingersi in là, in là, in là, la partita finisce istantaneamente, magari qualche colpo sotto tavolo dai vostri avversari perché c'è la possibilità di un po' di interazione, ma non fine a se stessa, più che altro per avvantaggiarsi più che per danneggiare davvero, però rischiate di rimanere indietro e quella traccia così indietro non l'avete tirata avanti abbastanza e avete bruciato tutti gli altri passi. Posizione numero 4 per Noria, gioco che ci ha colpito innanzitutto per la triplice ruota che andrete a costruire, è fatta da 3 strati che ruotano a velocità differenti, ogni giocatore ci piazza sopra dei dischetti azione, quindi avrete delle combinazioni di 3 dischetti ogni volta diverse a seconda di come ruotano le varie ruote, diverse per tutti i giocatori per come li hanno combinati, ma potete prevedere quando torneranno le varie combinazioni vedendo come ruotano sul vostro piano. La cosa però intrigante di Noria è che fate tantissimo, raccogliete risorse, prendete astronavi, fate tantissimo, ma si fanno i punti in un modo solo, salendo su alcune track. Queste track, diciamo, che vi danno punti però non solo per quanto salite, ma anche per quanto le andrete a valorizzare voi e tutti gli altri giocatori. Quindi c'è una parte comune di valorizzazione track che le rende molto più intriganti, ma allo stesso tempo qualcuno potrebbe deprezzarle per rendere meno interessanti per voi. Quindi 7 passi su una track da un punto sono 7 punti, ma 3 passi su una track da 12 punti l'uno sono 36 punti solo qua. Perché vi ho parlato di prezzo? Perché secondo me intanto snobbano Noria perché lo approcciano come se fosse un gestionale. In realtà secondo me non è così, è un azionario sotto mentite spoglie. Voi dovete approcciarlo pensando di spendere, di investire in alcune azioni, salire quindi su queste track e poi fare in modo che quelle azioni valgano sempre di più, o viceversa prendere azioni un po' dappertutto e cercare di tenerle abbastanza basse per quelli che stanno salendo molto su una di quelle, in modo tale che anche le vostre alte vi dia, le altre scusate, vi diano dei punti in più. Insomma, se lo cominciate a approcciare in maniera azionaria, secondo me trovate una nuova vita di questo Noria e probabilmente vi avvincerà come sta piacendo a noi. E arriviamo alla top 3. In posizione numero 3 vi cito Fuse, un gioco che ho messo in tavola tantissimo, gioco frenetico in cui si lanciano tutti questi dadi per andare a disinnescare bombe in maniera collaborativa, bisogna draftarli, ma c'è da discutere ma velocemente, non c'è la possibilità di stare lì, faccio questo, faccio l'altro. Il fatto che ci sia l'azzardo dei dadi a volte vi fa fallire i piani che stavano andando tutti in porto, e quindi c'è anche quella fase in cui vi insultate o insultate il fato o il destino, che ci sta in un gioco di questo tipo. È particolarmente difficile, diciamo che quando diventate abbastanza veloci la modalità standard vi sembrerà normale risolverla, ma già andare un gradino sopra vi assicuro che diventa molto più complesso. Fare poi dei punteggi alti diventa quasi impossibile. Vi dico, messo in tavola tante volte, ci ha preso sin dalla prima partita, c'è la possibilità di farsi prendere ma entrate in una specie di trans agonistico, quindi c'è la possibilità di imparare ad approcciare questo Fuse. Niente, scatolina compatta, quindi portabile, doveva per forza entrare nella top 3. In posizione 2 un gioco che ho forse messo in tavola anche di più del Fuse che vi ho appena citato, ed è Flamme Rouge. Anche qua un gioco che parla di ciclismo, del quale non sono appassionato ma che mi ha davvero convinto a provare tutti i giochi sul ciclismo. È un gioco che con 2 regole semplicissime, una gestione di carte numerate, vi fa vivere davvero la squadra di un passista e un velocista. Dovete ben gestirli fra di loro in modo tale che uno magari trascini l'altro per lanciarlo verso il traguardo, oppure fare in modo che entrambi tirino e blocchino la strada agli altri che vogliono superare. Dovete bene approcciare la pista, perché ci sono piste con magari arrivo in salita e quindi magari lo sprinter non è l'ideale, bisogna mettere il passista a fare tagliare il traguardo. Ci sono piste con salite ripetute durante il percorso stesso e quindi provare magari a dare uno strappo in modo tale che tutti siano impantanati. Insomma, bisogna approcciare bene la pista, la gara all'interno della squadra e tenere bene d'occhio i vostri avversari. Il livello di simulazione è sufficiente per darvi l'idea appunto di affatto
affaticarvi in salita e lasciar riposare le gambe in discesa. C'è questa meccanica di aggiunta carte fatica nel vostro mazzo che piano piano andrete a percepire come davvero la stanchezza del vostro corridore. La possibilità di piste rimodulate, su internet trovate un sacco di gare già pronte, quindi già studiate, potete fare anche dei campionati, insomma davvero l'ho messo in tavola, l'ho provato anche a giocare varie volte a squadrette, ovvero sia che in due giocatori pilotano lo stesso team e quindi ci si confronta, io piloto solo lo sprinter, tu solo il ruler, in modo da gestire le carte, fare piccola strategia di squadra sbigliando al tavolo. Niente, ha fatto sempre la sua figura, in 45 minuti fate la partita, davvero meritato il secondo posto. Prima posizione per un titolo che secondo me non vi aspettate, non solo ci fosse in questa classifica, ma che guadagnasse il primo posto, ed è Eldritch Horror. Sì, non l'avevo mai giocato prima del 2017 perché sono sempre stato un po' frenato dalle durate un po' elevate, questi giochi così ambientati in cui c'è tanto da leggere, mettere in tavola così, però davvero ha scardinato tutti i miei preconcetti. È un gioco che alla fine ti trascina dentro all'avventura, ha un bel metodo per raccontarvela, voi andate a indagare su questo grande antico raccogliendo davvero indizi, allo stesso tempo cercando di tenere a bada i mostri. I personaggi sono asimmetrici e percepite davvero che i personaggi sono diversi fra di loro, dovete coordinarvi bene. Vi dico, l'idea del diverso antico che quindi va a intaccare tutte le varie carte che andrete a scoprire, che vi racconta una storia anche leggermente diversa a ogni partita, nonostante l'antico magari sia lo stesso perché volete riprovarci che vi ha picchiato male, lo rendono molto intrigante. È una tipologia di gioco che appunto non avevamo mai approcciato io e la moglie, ma dopo che l'abbiamo provato l'abbiamo messo addirittura per due sere di seguito in tavola, nonostante la partita appunto ci aveva superato le 2 ore e mezza la prima volta, quindi non ci ha spaventato, anzi è stato motivo di dire dai facciamone un altro, proviamone un altro ancora. Un gioco che trovo più leggero di Arkham Horror, nonostante sia più strutturato l'altro fratellone grosso, ma che dal mio punto di vista lo metterò molto più in tavola. Eldritch mi è davvero piaciuto e mi ha colpito talmente tanto il fatto che mi sia piaciuto che ho deciso di metterlo in prima posizione per questi Awards 2017. Se siete arrivati fino a qua con pazienza, perizia e costanza, avete una grossa sorpresa che vi aspetta. La moglie ha messo giù la sua top 10. Diciamo che non vuole comparire ancora in video, nonostante in qualche gameplay riuscite a intravedere magari le mani, magari la nuca, così, e anche un po' la sua voce. Però diciamo che non è ancora così sfacciata da mettersi davanti allo schermo, ma mi ha trascritto la sua top 10 con un paio di commentini e quindi sono molto contento del fatto che anche la sua, come la mia, è molto varia. Come vedrete ci sono giochi di un certo tipo, di un certo peso, mescolati ad altri. Ci sono alcuni giochi che si sovrappongono con i miei, mentre altri sono proprio differenti. Questo anche perché anche lei ha scelto il criterio di la prima volta giocati nel 2017, quindi in alcuni casi semplicemente per lei era la prima volta l'anno scorso, io magari li avevo già messi negli awards degli anni precedenti, ma lei non era con me a quelle serate di gioco e quindi non li aveva ancora giocati. Vado subito ad elencarveli. Posizione numero 10 c'è Tigri ed Eufrate, anche lei ha colpito questo semplice piazzamento, diciamo questa immediatezza ma profondità del gioco. Posizione numero 9 per Dragon Castle, le è piaciuto molto il fatto di costruire il castello, di dover prendersi le varie tesserine, i materiali, l'hanno colpita, quindi posizione numero 9 ben definita. Posizione numero 8, Santiago de Cuba, in questo caso lei l'ha scoperto appunto l'anno scorso, queste cattiverie che si possono fare all'interno di un gioco che sembra apparentemente raccogli risorse e spendi risorse, quindi l'ha coinvolta da questo punto di vista. Noria in posizione numero 7, anche se mi segnala che potrebbe essere leggermente più su perché l'ha giocato meno rispetto a me, ma le è piaciuto molto questa costruzione delle ruote e la difficoltà nel fare i punti per il punteggio finale. Posizione numero 6 per Fuse, anche lei che nonostante le viene sempre un po' l'ansia nei giochi frenetici, questo lancio continuo di dadi, però è abbastanza schematico, diciamo che non siete in preda all'euforia, ma dovete essere più concentrati, più in una specie di zona e quindi diciamo che rientra un po' più nei suoi canoni. Posizione numero 5, Luna, questo gioco di Feld a isole separate, molto stretto, con una catena che è talmente un circolo che in realtà ogni azione, devo fare prima questa, e tornate sempre al circolo di prima, quindi ci ha messo un paio di partite a entrare nel giro, ma appunto ha voluto fare un paio di partite per riuscire ad apprendere bene le dinamiche e a questo punto le è diventato da top 5 addirittura. Posizione numero 4, Lorenzo il Magnifico,
questo gioco appunto le è piaciuto l'approccio con le diverse tipologie di costruzione, quindi alcune partite si è dedicata a fare produzione sulla linea verde, in altre ha preso i punti vittoria viola, in altre ancora ha provato a fare produzione gialla. Insomma, ci sono tante strade che ha voluto provare, le è piaciuto il fatto di vedere le carte variare anche di prezzo, di costo. Siamo riusciti a giocarlo anche con i suoceri, quindi anche loro l'hanno apprezzato. Siamo andati alla quarta posizione. Terza posizione, gioco molto più leggero invece per Photo Finish. L'ha colpita l'immediatezza del gioco stesso, il fatto che l'abbiamo messo in tavola, che scoppiano risate, che in qualche modo ci sono volte in cui rimani immobile, non riesci a partire, altre in cui in meno di 2 secondi va a chiudere. È diventata un mostro incredibile. Credo che la terza posizione sia anche per il fatto che appunto quando parte è difficile starle dietro, ma sicuramente si è guadagnato il podio. Bravo Photo Finish! Secondo posto, Hawaii, gran gioco storico, lei non l'aveva mai provato, io l'avevo già giocato più volte online, finalmente ce lo siamo comprati, è davvero un gran gioco, anche a me piace moltissimo. Il solo fatto di piazzare in maniera differente le varie tessere del piano di gioco su cui raccogliere le cose che vi daranno i punti vittoria cambia tantissimo l'approccio, ma allo stesso tempo il fatto che ogni cosa cambia ad ogni turno il suo prezzo lo cambia ulteriormente, quindi ogni partita è completamente diversa dall'altra, quello che fate in una partita può non funzionare una partita dopo, quindi rigiocabilità tantissima, bella interazione, va fino a 5 giocatori, ce lo siamo gustato in tutte le varie conformazioni da 2 a 5, quindi capisco perché l'ha messo qua. E in posizione numero 1 ha messo Fuji Fuji, gioco che ha un impatto molto semplice come gioco, forse quasi da altri tempi. Muovete le vostre pedine in maniera ortogonale su una plancia divisa in quadrati di passi già determinati, quindi molto semplice da capire, ma c'è il divertimento di essere inseguiti da questo mostro che sembra muoversi piano ma di fatto riesce a correre per tutto il labirinto. Potete utilizzarlo a vostro vantaggio attraendolo verso di voi per fare in modo che mangi tutti quelli che sono intorno a voi, oppure potete attirarlo lontano da voi attraverso dei piccoli escamotage. Il fatto che sia stupido appunto lo potete usare a vostro vantaggio. C'è la possibilità di fare delle cattiverie, c'è la possibilità di ridere, c'è la possibilità di arrabbiarsi, c'è la possibilità di esultare per vittorie schiaccianti o essere schiacciati lungo il percorso. Insomma, ci sono tante configurazioni da provare. Il mostro ha i pezzettini che si staccano, si riattaccano, quindi è un qualcosa che capisco perché l'ha colpita. L'abbiamo messo in tavola tante volte, abbiamo sempre fatto proprio una bella serata, va fino a 7 giocatori, quindi abbiamo proprio giocato anche in tanti, e bisogna giocarlo un po' così senza stare a fare troppi conti. È un gioco che va approcciato in maniera fuggi fuggi, senza star lì, se c'è il mostro che ti insegue non vai a dire ah ma io faccio 2 passi di là così è meglio, quindi capisco perché l'ha messo in prima posizione. Spero vi sia piaciuto questo bonus che quest'anno abbiamo voluto aggiungere agli Awards 2017. Ok, direi che chiudo qua, commentate pure liberamente qua sotto questa classifica, tenete ben presente i disclaimer di cui vi ho parlato, fate attenzione quando mi state per scrivere perché non hai messo questo gioco X, perché magari non l'ho giocato nel 2017 come prima volta, magari non l'ho mai giocato, o magari semplicemente nei vlog ho detto questo gioco non mi è piaciuto, quindi fate attenzione anche a questa cosa. E niente, come fanno i veri vlogger, vi dico di iscrivervi al canale e mettere un like, no ecco, piuttosto se vi interessa offrirmi un caffè c'è sotto il link al mio account TP, avrete materiale esclusivo solo per voi, potrete partecipare alle varie discussioni e avere qualche chicca come ad esempio dei blooper che abbiamo già pubblicato. E niente, chiudo con un ciao e alla prossima.